Pronto? Pronto, chi è al telefono? Magnotta, di. Magnotta, sono Imperia. Ah, dimmi. Oh. Senti, mi ha telefonato 2 minuti fa. Sì. Il direttore della sanità. Oh. Allora. Che fai non venire i coglioni tu? Mannaggia, a me sei, ma guarda, io non ho rotto i coglioni a nessuno, ma guarda che in pe... Questa tizia di Milano mi ha telefonato loro a no, me. No, tu ci sei tu, ci sono trusciando, oggi hanno no. No. Beh, che va, Uga? Sì, dico, ah, ma allora, ma senti, che vi state dando? Senti, loro mi hanno telefonato da Milano adesso, io non ne sapevo niente, mi hanno telefonato da Milano. Ma che, ci leva le scuse per la San Giorgio, per sta cazzo la matrice te? Ehi. Ma hanno telefonato loro, guarda, sì, sì, vabbè, ma tu ci hai detto le cose, mo ci vanno levare l'esclusiva, ma fossi stupido. Ma che sei stupido tu? Ma chi è lei? Scusa. Ma te lo dico subito. Mi dica. Perché guarda, tu l'unico stupido, sì, ecco, sì. Sei tu. Sì. Perché da San Giorgio mi ha telefonato il direttore, mi ha detto lasciate perdere se Mario Magnotta. Beh. Lasciatelo perdere perché qua sta succedendo un casino. Un volta. Casino sta succedendo perché io ho comprato una lavatrice. Non vi do più lavatrice, ha detto. Che? No, io dico una cosa, io la lavatrice l'ho comprata a buon tempo. Ma... Che ne so io? Ma allora qua veramente c'è che mettergli l'avvocata. Ma mi stai a fare in giro i coglioni? Se mi sta facendo i coglioni. Stronzo. Perché io gli dico una cosa, io se vengo adesso le sparo in bocca. Io gli dico una cosa. Io ho comprato la lavatrice a buon tempo. Che cazzo ne sono tutti in giro? Se buon tempo non ha pagato la lavatrice alla Imperia, che vuoi da me? Ma tu allora non dai a rompi coglione a parlare male di noi altri? No, io non ho parlato male, io dico una cosa sola. Io ti voglio dire questo. Io sono andato a buon tempo perché buon tempo è una persona alla quale io avevo fiducia. A me non mi frega un cazzo il buon tempo. Mannaggia Dio, ma che c'entra scusami tanto, senta. Ma qua forse mi state facendo venire l'esaurimento. A me mi serviva una lavatrice. Andiamo in ordine, ma mi scusa, io già l'ho ripetuto pure a Milano. Ma a Milano ci ha chiamato, ha detto, guarda, lasciate perdere quel cazzo di Mario Magnotta perché mi sta simpatico. Ci hanno detto questi qua. La Madonna. Senti, aspetta. Ma hanno levato l'esclusiva, per colpa. No, aspetti. No, ma senti, ma che colpa ce l'ho io? Ma santo Dio, io sono un semplice cliente. Scusami, Ma sono un semplice cliente. Mannaggia la Madonna, ma allora io sono un semplice cliente, non sapevo niente, mi servivo una lavatrice, mi hanno mandato a bordello, ho comprato la lavatrice, l'ho pagata 480.000 lire. Tutto sto cinque. L'ho pagata, porco Dio! Io l'ho pagata! Con uno sopra l'altro l'ho pagata! Bordello da pagare! Ah, se da pagare bordello non lo so! Ma io a lui l'ho pagato! Ma che c'entro io, poveretto? A San Giorgio ha telefonato il direttore, sì, Bardelli, sì, ha detto sì. Queste due stuali parole. Sì. Ho telefonato al signor Mario Magnotta per la pratica del San Giorgio Permuta. Sì. E la risolvo io, voi non vi interessate più in questo, né Bontempi e né... Oh. E telefonerò pure a Bontempi per avvertire. Però io ti voglio dire una cosa. Ma detto, io ti faccio dopo. Senti, mo vengo. Non davi cazzo niente, non davi ni perché. No, io vengo, perché io ti voglio, senta, io sono una persona seria, perché io qualsiasi cosa l'ho pagata. No, io faccio una cosa, va. Senti. Non parla più con noi, anzi. No, non voglio pagare. Senti, io ti voglio dire una cosa, io la lavatrice l'ho pagata. Ma io dico una cosa, ma forse voi. Che me ne frega? Come? Che ci pagato? Io l'ho pagato a buon tempo 480.000 lire nell'81. Io adesso che ne so. Ma scusami tanto, ma io penso che lei sia una persona intelligente, credo, almeno credo, no? Come? Sono ragioniere. Oh, ragioniere, scusami, benissimo, allora mi voglio aiutarla in questo modo. No, tu a me mi ci hai aiutato. Ecco, si è abbassata la ditta 5. Ma che c'entro io? Io non c'entro niente con la ditta 5. Io sono andato a buon tempo a comprare questa lavatrice. Ma allora tu perché quando ti ha telefonato il direttore generale non ci si è messa la buona parola? Per noi altri. Come la buona parola? Per noi ma se io... Ma mi scusi, ragioni. Mannaggia Dio. Ma guarda che lei... Ma scusa un po', io che ne so di 5, se io lo comprerò a buon tempo la lavatrice, che ne so, io non mica sono più da 5 a comprare la lavatrice, io sono andato a buon tempo, forse qua non ci siamo capiti. Ma senti, tu ci rotti coglioni. No, guarda, adesso io le faccio una denuncia alla Procura della Repubblica, domani mattina le mando l'avvocato alla ditta 5, perché io le dico una cosa, io senta, mi dica una cosa, io la lavatrice, io insomma sono un semplice cliente, mi serve la lavatrice, sono andato a buon tempo. Adesso buon tempo
Cioè, l'ha avuta con la signora Cinco, la tetta in pelle. Che c'entro io? Io ho comprato la valigia a buon tempo, l'ho pagata e finito il discorso. Oh, però, ma che te ne telefono di direttore a te? Beh. La buona parola, se no che vendemmo noi? Ma la buona parola di che cosa devo mettere, la buona parola? Di che cosa? Senti. Ci vuole levare la San Giorgio che vendemmo le pretole. Le? Ma voi che colpa ce l'ho io? Scusami, questa è colpa di tuo cervo. Mannaggia la Madonna. Sì, facciamo una cosa, posso venire giù al negozio? Io vengo al negozio subito, stasera. Ma cazzo, perché sennò hai detto a chiappe te mettendo una lavatrice. Che? Senta, modera le parole, perché io adesso rimando il 113, perché lei mi sta offendendo. No. Io adesso telefono al 113, perché lei mi sta offendendo, perché io la lavatrice l'ho comprata a buon tempo. Ho pagato 480.000 lire, porco Dio! Che cosa c'entro io con la ditta a buon tempo? Il casino l'ha creato a buon tempo, non io, porco Dio! Ma allora qua non ci siamo capiti, la lavatrice l'ha creato, cioè tutto il casino l'ha creato a buon tempo, quello, questo sì, qui buon tempo. Ma allora perché quando vuole telefonare al direttore non ti dà buona parola? Ma guarda che lei è veramente testardo. No, io la buona parola, io gli ho detto al direttore, senta signor direttore, guarda che culo che te tu. Tu sei un culo numero uno, ti ha pigliato in simpatia, io direttore, non te vuole far ripogliarsi la lavatrice. No, senti buona cosa, io ti voglio dire una cosa. Senti, facciamo una cosa. Se lei è veramente un signore, perché non ci vediamo e parliamo un po' a quattro occhi? Io vengo subito su, io adesso vengo al negozio. Perché io sono tranquillo di quello che faccio. È come io domani vado a comprare un oggetto e lo pago. A chi? A chiunque, quello che mi piace, no? E tu che telefono, ti parli male. Senti, guarda, ragionier, che qui io ho pagato tante cose, e mi è andato tutto bene, sono stato a Cococcetto a comprare i mobili, mi è andato bene, sono comprato i lampadari, è andato bene. Sta bene la lavatrice, guarda che è veramente successo un trauma qua. Senti, ragioni, ma io c'entro con la ditta in bene, se io l'ho comprata a buon tempo, sta bene la lavatrice. Sì. Che buon tempo non l'ha pagata a voi? Sono problemi che a me non mi riguardano. Come mai ha telefonato il direttore della San Giorgio? Ha detto, il signor Magnotta lo dovete lasciare perdere, il signor Magnotta è un signore, ha i suoi problemi, le lavatrici non le consegnate più al signor Magnotta e io ve le levo di produzione, vi faccio vendere le pretole, ci ha detto. Ma non vi do più l'elettrodomestico della San Giorgio. Ma senti un po' una cosa, signor ragioniere, mi scusi. Ma tu che gli hai detto? Io non gli ho detto niente. Il ragioniere, cioè voglio dire, metti una buona parola, mo che ne telefono. Ma sì, se mi telefona io glielo ho detto poco fa, io gli ho detto queste parole, ragioniere, ma perché lei, sente ragioniere, se lei ha studiato mi sembra che sia una persona intelligente, no? Io che ho la terza media, mi credo inferiore a lei, no? Mi perdoni? Meno male. Cerchiamo di ragionare. Il direttore mi ha telefonato e mi ha chiesto tutta questa praticità, ma mi ha detto... Tutta questa? Praticità, la pratica. Mi ha detto, lei come ha fatto per avere la San Giorgio? Allora io gli ho detto, guardi, siccome a me, io, mia moglie, parlando dall'inizio, mia moglie aveva bisogno di una lavatrice. Io giustamente sono ignorante della materia, no? Mi guarda, ragioni, io glielo dico proprio col cuore in mano. Io gli ho detto, aspetti, dopo mi darà un giudizio, o bene o male, questo poi sono cose sue. Io gli ho detto, senta ai amici, io sono ignorante della materia, a me qualsiasi lavatrice mi sta bene, mo, o è la San Giorgio, o è la San Patrizio, o è la Ignis, o è la Rex. Che consigli mi dà? Mi hanno dato questa parola. Senti, vai da buon tempo, che è un ottimo amico, e già dell'ottima lavatrice. Buonanotte, va bene. Io sono da buon tempo. Sì. 6 anni fa, 7 anni fa, non me lo ricordo. La lavatrice a buon tempo, chi gliele dia? Ma che ne sa? Cioè, io sono andato in buona... Direttore, guarda. Io se sapevo che la signora Imperia 5 aveva l'esclusiva della San Giorgio, non andavo da buon tempo, andavo direttamente dalla signora, che è veramente in gamba la signora. Io sono il ragioniere. No, io parlavo per dire alla signora la ditta. La ditta che? Che so che la signora è veramente in gamba. Io andavo direttamente a lei, tanto o devo pagare a uno, devo pagare a un altro, e lei la lavatrice la devo comprare. Sì, però... Oh,
E allora, siccome mi hanno detto, ma guarda che... Ma per esempio, questo telefono a Bondembi, gli laverà la goccia, per non e me, mo te le telefono pure Bondembi, a ti te fanno culo così Bondembi, perché lui è ignorante. Ma mi Bondembi, ma santo Dio, senti, io qua c'ho tutte le pratiche, io c'ho le cartelle, e c'ho tutte le pratiche, ragioni. Io in buona fede, io sono un semplice cittadino, che sono andato a lui, e io ho detto... Però parli male. Perché parlo male? Parli male. A me mi serviva la lavatrice. No, parli io. Male. No, che lo. Come parlo male? Parli male di imperi e dei costi. No, ma di imperi io non ho avuto. No, di cinque. Aspetta, adesso vi faccio un altro esempio. Non ho avuto nulla a che fare, anzi, è una ditta seria. A me mi è sempre piaciuto imperi, non ho mai comprato. Anzi. E allora perché ha telefonato il direttore a me? Ha detto vi levo la San Giorgio, vi levo la San Giorgio, se rompete ancora i coglioni a quel Mario Mignotta. Ecco, lo vedi che anche firmato il nome, che io mi chiamo Magnotta e non Mignotta. Gli avete fatto una truffa, gli avete fatto... Chi te l'ha fatta la truffa? No! Broccolo? Guarda, senti, ragione, io non la conosco di persona, mi scusi, Io di persona non la conosco, forse per telefono posso... Se lei vuole venire a casa, io le faccio vedere tutto il pagamento, tutto l'occorrente. Io sono andato a questo benedetto Bondembi, che io ho detto, dammi una lavatrice, qualsiasi, e me l'ha sorpresa. E mi ha detto... Al fratello sei andato. A quello... A Via Cavour. Esatto, bravo, lo vedi che anche lei... Io non le monta, le monto il fratello le lavatrici. Sì, aspetta, allora andiamo per ordine. Che cazzo di casino fa? No, scusami signor Ragioni, io sono andato a fratello, a Via Cavour, però me l'ha montato il fratello, quello che sta a Pacanica. Ma io cieco. Io cieco. Non lo so, mo. A me me l'ha offerto. Io mi piace. Dimmi ragione, scusa. Ma no, ma lascia perdere, tu muoci, fatti un cazzo casino. No, ma io. Ma perché ho fatto il casino? Senti, ragione, scusa, qui parliamo con calma. Senti, forse qua si sta creando. Andiamo con calma. Io sono un semplice cittadino, scusa. Ecco, facciamo un'ipotesi banale. Posso parlare? Se mi dai permesso? Parla. Io domani mi esamino di risa colori e vengo da te a comprare. E noi te la portiamo subito. Oh, e così ha fatto il Bondembi. Ma io sono andato al negozio. Ho pagato e mi ha portato il coso. Il televisore, non la lavatrice. E mi ha portato la lavatrice. E che c'è il televisore? Come? Il televisore che c'è? No, io sto facendo un esempio. Io voglio dire a lei, no? Se io vengo da lei, io faccio un esempio. Se io vengo da lei e mi vengo a comprare un televisore. E vieni, che te lo vendo, però tu muova quando telefono un direttore, si mette la buona parola. Ma benissimo, io già glielo ho detto. È una ditta seria. No. Ragioni, lei forse non mi conosce bene. Io già glielo ho detto la buona parola, io gli ho detto queste parole. Ma guarda, io con la signora 5 non ho nulla a che vedere. C'entra la signora 5? Di Imperia, voglio dire, la ditta Imperia. 5 è Naragù. No, io voglio dire Imperia. Ma 5 è un'altra cosa, Imperia è una cosa. Sì. Quella era 5, Imperia. Bravo. Oh, adesso lei mi sta con... Io gli ho detto, guarda, io so che il negozio di Imperia... No, è molto... di 5, chi ha telefonato a 5? Ma amore, tutti questi particolari io non li so. Io semplicemente ho detto che la ditta in 5 Imperia... No, quella sono due società a parte. Oh, ma io che ne so, io sono all'esterno. Io sto all'esterno. Però ti piace rompi coglioni. No, senti ragioni, io sto all'esterno, io che ne so chi è 5 e chi è Imperia. Io ho detto queste parole al direttore. Io con la ditta 5 Imperia che sta al corso non ho a che fare. È una ditta, io so che è una ditta seria, però io la lavatrice l'ho presa a buon tempo. Sì. Adesso mi segue il discorso. Sì. Oh, ma meno male, finalmente non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti un cazzo niente, mo non mi rompi coglioni, tu ci hai parlato male, visto ci ha levato la San Giorgio, ha telefonato, ha detto che non teniamo consegna più niente, che su lui se la allora, con lui. Senti. Allora facciamo una cosa bella prima. Sì, sì. Tu non metti più piede agli negozi. Va bene? Ma guarda che io non ho niente a che vedere, se Bondembi non la pagate la lavatrice con la ditta, che c'entro io? Io sono un accendo in coraggio. Non manco più il negozio Bondembi, va bene? Ma senti un po', ma perché io ho pagato? No, tu non ci pagano un cazzo niente. Come non so pagare se faccio la fattura? Io ti contesto tutto. Come? Io c'ho la fattura qua. Ma non sbatti più culo la fattura. No, io c'ho le fatture che ho pagato, la lavatrice e tutto. Guarda che io sono una persona serissima. No, te ne faccio una falsa io e ti faccio vedere che non la ci pagato. Che? La lavatrice. Senti, se tu mi stai minacciando, questo è un altro discorso. No, però io ti voglio dire che io onestamente sono un cittadino, che sto con la fronte alta. Tu sei radicale. No, non è vero, non è vero. Guarda, ti stai sbagliando, perché io tutto ciò che ho a casa l'ho pagata con i miei sudori.
Ma che... Se lei è un ragioniere e c'è la famiglia, lo dovrebbe capire. No, scapolo. No, beh, non lo so se è scapolo questo, ecco. Però lei deve capire, anzi, mi aiuta a dire che se lei è un ragioniere, molte cose le deve capire più di me. Ma che devo capire? Ma come? Se lei è un ragioniere, cazzo, a te ti piacciono più i coglioni. Io scassagato. Ma che c'entro io? Ma se tanto Dio, ma se io mi sono... Senti, dimmi un po' una cosa, scusi. Se io la lavatrice la comprai nell'81, sono passati 6 anni. Dopo 6 anni mi si viene a creare tutto questo casino. Perché? Ma che telefonato io, direttore? Ma io non so telefonare per niente, perché non so neanche il numero. Ma guarda che qui c'è un... E allora come mai hai chiamato il direttore della sala? Ma io non l'ho chiamato affatto, no, guarda, signor... Ha chiamato a noi. Ma io no, ragioniere, mi perdoni, ma io non sto chiamando nessuno, ragioniere. Ma io non conosco nessuno, io sono un po' disgraziato. Ma non conosco nessuno, ragioniere, se viene a casa te lo faccio vedere, te lo dimostro. Io non so nessuno. È successo questo, è successo quello che è successo. Mo' ha detto che te richiama il direttore della San Giorgio, che lui non ti vuole da più niente, ma te vuole sistemare lui, sa con lui come prenderti perché gli stai simpatico. Ma simpatico no, no. Aspetta un po' una cosa. Invece tu mi stai sopra un cazzo, No, guarda, il direttore non mi conosce, lei nemmeno mi conosce, forse no, mi conosce la rivista. Ma io non ho mai fastidio a nessuno, mi sono fatto sempre i cazzi miei. No, io mi sono comprato... Ma senti un po', ma perché devi insistere? Io sono un semplice cittadino, mi si da comprare la lavatrice, sono pagato, e mo mi si accusa di tante diffamazioni, mi si accusa. Vabbè, comunque, guarda, mo facciamo una cosa. Ma scusate, mettiamoci la mano sulla coscienza. Io non ho sbagliato. Se tu mi vuoi uccidere, uccidimi pure. Però ti voglio dire una cosa. Io non ho la coscienza pulita, perché io sono andato da questo benedetto buon tempo. L'ho pagato. Ho comprato la lavatrice, l'ho pagato. Mo tutti questi problemi, io che ne so, se lui non l'ha pagato, ma... Se tu mi vuoi venire qua, pigliere tutto, fa come ti pare, ti apro le porte, ti apro i cancelli. Ma che telefono hai, il direttore della San Giorgio? Sì. Guarda che la ditta 5 è una ditta seria. Sì, ma questo già glielo ho detto prima. Allora non ci siamo capiti. Già glielo ho detto prima, io ho detto queste parole, guarda, ragioni, il nome non lo so com'è. Ho detto ragioni, direttore, io quella ditta... Non so... è ragione, lui è un avvocato. Ah, vabbè. Io dico a lei. A lei? A te, come ti devo dire? Ma che c'entro lì? No, io ho parlato ragioniere. No, tu mi hai detto che sei ragioniere, no? Io sono ragioniere di 5. Oh, benissimo. Avvocato, esatto, benissimo. Allora mi perdono di aver parlato così, perché io sono un po' ignorante. Io ho detto a Milano... Io, ecco, ci fanno culo a tutti quanti, eh. No, io ho detto... Io ho detto a lui, al direttore, guarda, io la lavatrice, io con la ditta Imperia, che è una bravissima ditta, ecco le parole che ho detto è una bravissima ditta, non ho avuto niente a che fare, però io la lavatrice l'ho presa a buon tempo, però con la ditta 5 Imperia io non ho avuto a che fare, sì, anche che è un'ottima ditta, ecco le parole che ho detto io, ragionier, ecco le parole che ho detto io. Non lo so lei chi è, non lo so se è ragionier. Io adesso non lo so, però queste parole le ho dette al direttore. All'avvocato? A chi? Il direttore avvocato, a chi l'ha detto? All'avvocato? A quello di Milano, a quello che mi ha telefonato. Ma il ragioniere della San Giorgio? No, ma non lo so chi è, se è l'avvocato, se è il direttore, non lo so, non lo so. A me ha telefonato il direttore della San Giorgio. Oh, adesso io ti voglio correggere. Io adesso io non lo so se è l'avvocato o il direttore, io non lo so perché io sto all'ASP, no, giusto? Io ho detto questo. Io ho detto queste parole. A te chi ti ha telefonato? A me mi ha telefonato questo direttore, cioè il direttore io non lo conosco. Io gli ho detto. È il direttore? Oh? Oh, dimmi. È il direttore o il ragioniere? Mi sembra il direttore, mi sembra. Lui ma lui. Lui a me mi ha detto, io sono il direttore della San Giorgio, mi ha detto. Lui a me mi ha detto, io sono il direttore della San Giorgio. Scusa Mario, fammi capire. Dimmi. Ma che ti ha detto? Io sono l'avvocato. No, mi ha detto sono il direttore. Oh la Madonna. A me ha detto sono l'avvocato della San Giorgio, il direttore. Oh, della... invece a me mi ha detto... l'avvocato, l'ex avvocato del Foro di Milano. No, lui no, adesso lo vedi che io ti voglio correggere. A me mi ha detto che sono il direttore. Allora io ho detto, guardi. Senti, io ho detto, guarda,
Io con la ditta Cinque Imperia so che è un'ottima ditta. Ecco le parole che ho detto. Mi stai a sentire? Sì, sì, sì. Ho detto è un'ottima ditta. Allora tu sei sbagliato, mi sono... meno male che anche lei finalmente... Le ho detto è un'ottima ditta. Stammi a sentire quello che ho detto io. È un'ottima ditta, però... Io... ecco il però, perché ci sono messo però? La Madonna, ma ragionieri, ma allora... Ma io ho detto, però io la lavatrice non l'ho presa a Cinque Imperia, l'ho presa a Buontempo. Ma poi, tu questo non glielo dovevi dire. E che ne sapevo io? Allora, Buontempo mi doveva dire, scusa, allora Buontempo... Buontempo noi arrestiamo in causa, perché non ci ha pagato. Allora, aspetta, scusa, Allora, Buontempo, quando io comprai la lavatrice... Ma tu a questa chi l'hai detta? Buontempo o al ragionieri? Al ragionieri. Allora... Ma tu hai detto che era un direttore. No. Non lo so, adesso io non lo so se... Se è il direttore o se è il direttore o ma se no, è... al Buontempo. No, io non... Voglio dire, questo di Milano, io non lo so se è il direttore o il ragioniere, io non lo so. Questo io sto all'Aquila, scusami. Ma scusami, il direttore è ex avvocato del Foro di Milano. Io non lo so, scusami amico, io non lo so, personalmente non lo so se lui è avvocato o è direttore, o si è passato d'avvocato. Ma tu allora perché hai detto il ragioniere di Milano? No, questo a me mi interessa. Dimmi. No, questo mi interessa. Perché tu hai detto è il ragioniere di Milano? No, è il ragioniere. Ma io che ne so, io non li conosco, io sto all'Aquila, che ne so se ci sono. Ma si è presentato, no? A me lui mi si è presentato come direttore al telefono. Ma è l'avvocato, Ma mo che ne sa se sei avvocato? A me per telefono. Madonna, ma che ci mi... E non lo sa, avvocato, come fa? Scusami, hai ragione. Io sto all'Aquila. Adesso chi? La persona dell'altro capo del telefono, che è il direttore o il ragioniere, a me mi si è presentato, io sono il direttore della San Giorgio. Ecco le parole che mi ha detto. Ecco, io ho detto, che ne so se è veramente il direttore o il ragioniere, io sto all'Aquila e lui sta a Milano, sono 400 km, 500 km, che ne so io. Sì, tu le cifre fa per cazzo, sono 700 km, però al telefono come parli a questo? Questo parli alla buona, mi diceva, ma come è successo? Mi spieghi in modo tutta la situazione. Allora sì, io ma parlava milanese oppure parlava... Milanese. Allora io l'ho spiegato. Allora meno male. L'avvocato era, non il ragioniere. Adesso questo io non lo so. No, questo è sbagliato, invece di telefonare a cosa, telefonare a me. Oh, ma senti, ragioniere. Invece di telefonare a Buontempo. Ha telefonato all'avvocato, cioè il ragioniere ha telefonato. Adesso ti posso dire una cosa. Mo, scusami, io parlo da ignorante che sono. Ma adesso io che ne so personalmente se è avvocato o ragionieri o il direttore. A me lui mi si è presentato per telefono come direttore. E allora è l'avvocato? Ma se lui si è presentato come avvocato, io che ne so, per telefono non lo conosco. Forse ci siamo capiti. Io per telefono non lo conosco. Mentre a me, sai cosa mi ha detto? Io sono l'avvocato, sono il direttore, mi ha detto. Ma ha detto sono l'avvocato? Come? Ma te l'ha detto sono l'avvocato? No, scusa, un momento, non si sente più, non si sente. Pronto? Non si sente, pronto? Pronto? No, non si sente. Ma sento, ragioni.